cieli e la terra passeranno, ma le mie parole durano in eterno, dice il Signore. Convertitevi dunque, ravvedetevi dei vostri peccati, perché Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, comanda dappertutto e a tutti gli uomini che si ravvedano e che si convertano a Lui e abbandonino gli idoli, le vie malvagie e i desideri cattivi per seguire la sua volontà. Alleluia! Aprite i cuori alla parola del Signore e il Signore illuminerà i vostri cuori. Napoli, noi stiamo vivendo in tempi difficili, tempi di confusione, dove il mondo sta vivendo nel caos, nella violenza, nel peccato, nell'immoralità. Ormai le leggi degli uomini appoggiano il male e non il bene. Le leggi umane sono corrotte, i governi sono confusi, ma vi voglio dire, c'è un re nei cieli, c'è un grande Dio nei cieli, c'è un Signore nei cieli, il quale conosce i nostri cuori, e se noi abbiamo fede in Lui, la Sua presenza, il Suo Spirito Santo scendono e riempiono i nostri cuori. Ecco perché è scritto: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così come in cielo, così in terra. Il Signore vuole entrare nei nostri cuori con la sua presenza, col suo Spirito Santo, vuole riempire i vostri cuori di speranza, cari, di pace, della presenza gloriosa di Gesù Cristo, il quale è l'unico che spezza le catene, che caccia via i demoni, che ci guarisce dall'infermità, che ci libera dalla confusione. Accoglietelo dunque con fede nei vostri cuori, cari, perché il Signore dice, alleluia, chiedete e vi sarà dato. Il Signore ci ascolta, il Signore ci vede e il Signore ci risponde, perché Egli è potente, Egli ha due occhi e ci vede, Egli è vivo, non è una statuetta, Dio benedica. Non è un pezzo di legno, di metallo o di gesso, Gesù è vivente. Pregatelo oggi, mentre siete in tempo, perché il domani non ci appartiene. Alleluia. Oggi abbiamo la vita, domani non lo sappiamo, è per questo che oggi il Signore vi richiama. Avvicinatevi a me, dice il Signore, credete in me, dice il Signore, ascoltate questa parola, perché questa parola è parola di vita eterna. Credete nel Re dei Re, invocatelo oggi, chiamatelo, chiedete perdono a Lui dei vostri peccati e Lui vi perdonerà, perché Gesù Cristo, è l'unico che può perdonare i nostri peccati, non è un uomo.